Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic. E benvenuti in un nuovo video di frutta. Esatto, oggi guardiamo gli iPhone nuovi. La giornata è partita a cannone perché ci siamo svegliati presto, anche se sapevamo che la consegna dell'iPhone che aveva prenotato Davide all'Apple Store non sarebbe stata prima di mezzogiorno, ma siamo andati comunque all'apertura a prenderlo. Esatto. Siamo riusciti a prenderlo subito e siamo contenti. Tra l'altro qua abbiamo il 14 base, quello che abbiamo denigrato e vedrete poi il 13 Pro, il 14 Pro Max, abbiamo il mio 13 Pro Max. Manca il suo, il 13 Pro nuovo, che arriverà in giornata. Lo vedrete, se volete andare a vedere il suo, che telefono ha preso, colore, tutto, su TikTok. Così. E Instagram. Giusto per dare un po' di frizzantezza. Quindi gamma completa. Gamma completa a parte il Plus. 14 Plus, che vabbè, anche no, voglio dire. Il motivo per cui abbiamo anche un iPhone 14... Quindi ne avete parlato male, l'avete insultato, continuate a insultarlo. Non è per noi, semplicemente. Quindi, tornati a casa di gran carriera per fare questo video, visto che deve uscire oggi, effettivamente. Abbiamo unboxato appunto questi nuovi telefoni, ovviamente non possiamo fare una recensione o appunto dare pareri definitivi, oggettivi. Però ha una prima, diciamo, accensione, un utilizzo, come vedete, ovviamente questo è un unboxing fake perché li abbiamo già buttati, lo state vedendo anche nelle immagini. La differenza è, possiamo già non confermare esatto. E bollare il video che abbiamo fatto la settimana tutto scorsa. Tutto quello che abbiamo detto durante l'ultimo video, sì, perché effettivamente a primo acchitto, cioè alla prima accensione, avendoli provati un attimino e smanettati per qualche minuto, cioè in realtà ormai sono passate qualche ora a dire il vero, abbiamo avuto la riconferma anche a sensazione di quello che abbiamo detto, tutto quanto riguardante l'iPhone 14 e riconferme anche per quanto riguarda i lati interessanti della fascia Pro invece, perché effettivamente per quanto la pillola pare non piaccia a tanti, è comunque un'integrazione figa. Potete dire quello che volete, ma in un mondo di smartphone che comunque, volenti o nolenti, hanno un buco in quella parte dello schermo, questo ha un senso. Sì, vedendo il Pro mi sembra anche, tra l'altro vedendo anche già le prime recensioni americane uscite, mi sembra che veramente l'unico problema che abbia sia il prezzo esagerato, Sì, resto sia veramente un telefono con i contro cosiddetti, mentre l'iPhone 14 conferma un po' tutto quello che è già detto, il processore ha un core in più, wow, ci sono miglioramenti leggerissimi, però di fatto è l'iPhone 13 Pro dello scorso anno. Senza il comparto fotografico del 13 Pro, tra l'altro, perché è diverso anche lì. L'hanno migliorato per questo 14, perché ovviamente non potevano non toccare assolutamente niente. Forse l'iPhone 13, sì, no, vabbè, è più come il 13 Pro, perché alla fine le migliorie ce le hanno messe, però è comunque una... sa di vecchio. Il punto sa è quello. Sa di estremamente vecchio. Il punto è che questo, al base, costa 1030 euro, ragazzi. Cioè, vi ripeto, abbiamo già detto, ci sono telefoni, solo Apple con il Pro normale diventa concorrenziale, ma allo stesso tempo telefoni Android come i Pixel, che hanno un'integrazione hardware e software di livello simile a quello dell'iPhone, non ancora a livello, però ci stanno arrivando pian piano, sono tanta roba e costano la metà. Oltretutto molti di voi dicono, sì, è una manovra di marketing. La manovra di marketing che molti di voi hanno citato in quel video, come risposta a quel video, è stato paragonare il menu medio e, ad esempio, di Starbucks o di McDonald's. Ho non esiste però una cosa di questo tipo sopra 1000 euro. No, il punto è quello, perché costano le soluzioni di cui parlava Davide, Android, che costano la metà, non è... questo costa 200 e quelle costano 100, cioè si sta parlando di cifre ben più importanti. Esatto, cioè, 1500. Ragazzi, dovete rapportare sulle cifre di cui stiamo parlando, non è? E sì, è una manovra di marketing, menu medio costa 8 euro, costa 6 euro, quello costa 6,50 euro. È un'altra cosa, ragazzi, qua stiamo parlando di comunque portate a casa un prodotto di 1000 euro totalmente inadeguato alla concorrenza, tenertelo per anni, non è un menu medio che consumi subito, cioè è un paragone che ci sta dal punto di vista teorico del puro marketing, ma che poi è applicato all'utilizzo di tutti i giorni, va a far morire comunque un brand iPhone base che è uno dei più forti al mondo. Cioè non stiamo parlando del menu medio, iPhone è comunque un brand. Quando uno ti dice l'iPhone com'è, l'iPhone fa cagare, ragazzi. L'iPhone Pro
è un bel telefono. L'iPhone normale è un bruttissimo telefono per quello che costa, ovviamente. In valore assoluto non è un brutto telefono. L'hardware comunque è ancora oggi difficile raggiungerlo con tutte le alternative Android e tutto quello che volete. Non è un brutto dispositivo. Però le altre volte si percepiva più premium sull'iPhone Pro, e quello ci sta. Si percepiva comunque di più nell'iPhone. Qua veramente quello che abbiamo voluto fare è proprio prenderli in mano tutti e due insieme, e proprio ti dà una differenza display, software, il notch evoluto. Questo qua, ragazzi, che molti sono lamentati, è un piacere per gli occhi solo vedere la fluidità delle animazioni di questo nuovo coso Island, come cavolo si chiama? Dynamic Island. Tant'è che la sensazione di obsolescenza ce l'abbiamo riconfermata ancora di più, perché io ho un 12 Pro e mi sembra praticamente lo stesso smartphone. Ha il notch un po' più piccolo, è ovviamente più fluido perché il refresh del monitor è più fluido, quindi la differenza è si 60 vede. 60 Hz, non è neanche 120. Ma sono 2 anni fa questo. Quindi stiamo parlando di comunque non notare troppa differenza 2 generazioni avanti. Se tu prendi un telefono Android, qualsiasi esso sia, di 2 anni fa... È un altro telefono. È un altro telefono, ragazzi. Che sia che comunque i top di gamma si sono appiattiti, le differenze non sono più così tante anche a livello di design, si sente comunque. Il Pro, come detto... Anche bisogna vedere a livello di processore, comunque vi ricordo che è forse il primo hardware a 4 nanometri che tocchiamo, sì. Vediamo se ce ne saranno altri nelle prossime settimane, non lo sappiamo, però si spera per martedì. Chi ha orecchie per intendere. E vi ricordo che faremo la live per la presentazione delle nuove schede video Nvidia, vedremo se ci saranno i secondi. Questo è il primo hardware a 4 nanometri che tocchiamo, quindi sarà interessante anche vedere a livello di risparmio dalla batteria, perché le batterie comunque sono più o meno rimaste uguali. Non sono così differenti, anzi, se non ricordo male, ho letto da qualche parte che la mia è più grande, ma la tua non è più grande. No, è uguale, è spiaccicata. Per cui questo miglioramento di processo produttivo, poi lo vediamo, un po' come è successo anche altri anni, dove comunque a livello di potenza pura gli iPhone sono veramente al top ancora, anche rispetto ai top di gamma Android. Questo gli permette quindi di focalizzarsi quando hanno accesso a un processo produttivo nuovo come 4 nanometri TSMC, magari di migliorare il risparmio energetico, quindi dare più vita allo smartphone. Non è per niente banale, parlando di smartphone, perché una volta che raggiungi una determinata un livello di prestazione che gli altri si sognano o comunque fanno fatica a raggiungere, è ovvio che ti focalizzi su quello che è importante in uno smartphone, quindi farlo durare il più a lungo possibile. Oltretutto, più che la potenza bruta su uno smartphone, ora si insegue l'integrazione e li ha. Cioè avere ad esempio una delle feature di iOS 16, quella molto figa delle foto, sì, che ti fa lo scontornamento automatico. Quella, ragazzi, è una funzione che si può fare grazie a nuovi processori, Neural Engine e tutte queste cose che prima non potevi fare, o comunque richiedeva una potenza di calcolo superiore e un'analisi, un ritaglio tuo personale. Questo non te lo faceva in automatico. In un secondo. Anche i Pixel fanno ad esempio un'eliminazione automatica delle persone quando fai la foto toccando un tasto. Quelle sono cose che aumentano l'integrazione, esatto, e in questo momento sono preferibili piuttosto che arrivare a 5 GHz sul CPU, a fare un single core su Geekbench a cannone. Un'integrazione migliore, dato che stiamo parlando di uno smartphone e non di un strumento, diciamo, come un PC di lavoro verticale. Esatto, è quello il punto. Cioè, sono cose più interessanti. Stiamo parlando di fascia alta, quindi stiamo parlando di prestazioni che già di base le persone fanno fatica ad accorgersi del cambiamento. Quindi è giusto che anche tutti i brand, non solo Apple, ma anche tutti gli altri, puntino a cose che la gente apprezza di più. Quindi tutte queste prestazioni in più le trasformino in funzioni effettivamente più utili nell'utilizzo di tutti i giorni. Quindi ci sta, anche qui non c'è un grande cambiamento a livello di struttura, a parte appunto i 4 nanometri che migliorano tutto il lato efficienza, però di fatto il chip, la composizione più o meno è quella. Hanno aggiunto i 2 processorini per quelle 2 funzioni nuove, che del car crash, della rilevazione degli incidenti, e la funzione per il per il satellite, fine. C'è anche il calcolo direttamente hardware di quelle che sono tutte le nuove funzioni di animazione. Esatto. E, ragazzi, le animazioni sono un piacere per gli occhi, l'ho detto all'inizio, e non è una cosa importante, non è una cosa che valuta, ma comunque fa effetto premium, sì, perché veramente quando tu hai delle animazioni così fluide sei quasi appagato visivamente nel vedere quell'animazione, vederla fatta bene. E ribadiamo ancora una volta, non vediamo l'ora di vedere modelli cinesi con le animazioni che scattano, esatto, sul notch. Fisso, fra qualche mese li beccheremo laggare su qualche MediaTek o Snapdragon su dispositivo. Accade, tu non fisso. Sai come, non sai quando, ma accade.
Quindi diciamo che anche avendoceli avuti sotto mano abbiamo potuto riconfermare un po' praticamente tutte quelle che erano le impressioni dopo la presentazione. Abbiamo avuto sì. un ottimo feedback dal Pro, perché alla fine abbiamo potuto provare anche le fotocamere. Le fotocamere si vedono dal vivo, la modalità action cam è fighissima. Cioè, ragazzi, il Pro è veramente un bel telefono. Ha il difetto gigante di costare un botto. Però in questo momento costa tutto un botto, quindi sì. diventa difficile. Qui è un botto di un botto. È un botto di un botto. Botto nel botto. Noi ci salva che vendendo sempre il modello l'anno prossimo, non pagando l'IVA, l'abbiamo preso a poco. Però ammettiamo che da investitore, da zero a pagare la cifra, ci avrei pensato non due, ma 7-8 volte a comprarlo. Perché veramente il prezzo è importante. Però ho qualcosa... C'è qualcosa che posso dire, cacchio, è bello, la fotocamera è mostruosamente figa, sia a livello hardware che a livello software. Hanno migliorato tutto, dalla grandangolare al sensore principale, la funzione action per i video che per noi, banalmente, anche se non facciamo parkour, è comunque utile in generale per fare qualsiasi tipo di contenuto. La frontale l'hanno migliorata con l'autofocus, cioè ci sono tante migliorie per noi in primis che sono effettivamente comode, ma in generale più percepibili. No, dobbiamo testare la nuova modalità action dell'iPhone 14 Pro Max. Quindi dobbiamo correre? Purtroppo sì. Ci dobbiamo pensare a qualcosa. Il Milan è una squadra di merda. Stardo! Mi trovo d'accordo sulle formazioni che stanno girando in questi giorni che Apple questo giro ha portato hardware di livello su un software già di livellissimo, che di solito la cosa premium anche nella fotocamera di Apple è sempre stata una gestione software sopraffina, sì. mentre l'hardware rispetto ai top di gamma Android era sempre un filino magari sotto. Questo giro ha sia l'hardware al top che il software al top, la fotocamera è una bomba assoluta e quindi ci diciamo sì, questo è un botte, questo è un difetto enorme e gigante. Però è qualcosa di veramente effettivo, come una, se la 4090 costa 2000 euro ma va 2x la 3090, è troppo sì, però ragazzi, 2x. Però siamo sempre lì, cioè nel senso, anche parlando di Pro abbiamo sempre detto che comunque è un telefono ovviamente non per tutti. È un telefono Pro e non Pro solo nel senso, diciamo, elitario del termine legato al prodotto. È proprio per professionisti, cioè non è un telefono da tutti. Bravo, e quello è il punto. Apple ha distrutto la sua offerta perché ha un Pro bellissimo con un costo elevato, ma che oggettivamente, come ho detto, per i fighetti dell'aperitivo li vedi con iPhone magari da 1600 euro e dici ma tu cosa lo usi questo iPhone da 1600 euro? Per guardarti le mail e fare due scatti su per Instagram fare le foto o fare le storie in discoteca con la night mode. Bravo! E cioè, quindi una persona, diciamo, che non lo utilizza a livello professionale, non lo utilizza per lavoro intensamente o tutto, poi si ritrova un gamma iniziale, un entry level iniziale della gamma iPhone un po' scialbo per quello che è comunque il prezzo e tutto. Quindi quest'anno gli iPhone 14, fateci sapere se volete una nostra recensione con tutti, tipo recensione definitiva, non l'abbiamo mai fatta, non so se la faremo. Non so, esatto, questo è un first look. Però come prima impressione, che si conferma anche al primo preso in mano, Apple ha un'ottima gamma, però una pessima gamma iniziale. E l'ha fatto... Però è difficile giustificare tutta la gamma iPhone. La sensazione è quasi che Apple voglia mantenere in vita la serie 13, affossando il 14, offrendo un 14 costoso che non offre niente in più e abbassando un po' i prezzi del 13 con ovviamente l'entrata della nuova generazione, però di fatto è un autogol perché non ha mai fatto una cosa del genere e sì. la gente lo percepisce come una cosa vecchia. È come se avessero voluto mettere l'economia di scala, cioè il fatto di utilizzare tutta la stessa intelaiatura, tutto lo stesso CPU davanti a quello che è il proprio brand, la propria forza, una scelta che per Apple, nel senso... Non ha oggettivamente senso, perché nel momento in cui tu mi fai ok, teniamo tutto uguale per le economie di scala, un po' come è stato col MacBook Air M1, infatti, il prezzo infatti, poi era basso, lo abbassi, esatto. E il prezzo del MacBook M1 era basso perché aveva le corniciozze uguale, so. Esatto, adesso questo qua sarebbe dovuto costare veramente decisamente meno rispetto a quello che è. Poi ovviamente il prezzo italiano è il peggiore, perché nonostante l'aumento del dollaro, nonostante l'IVA, certe cose non si giustificano, però comunque sono veramente delle distanze siderali per un costo che non è così siderale, perché come detto molti se lo tengono 3-4 anni, lo pagano in magari 10-20 euro al mese, quindi 200 euro di distanza tra il modello Pro e il modello 14, ti prendi il Pro, non lo sentono mai nella vita, non lo sentono, quindi su 30 mesi di rateazione. Autoconcorrenza
inutile. Sì, ma poi loro, molti di loro hanno detto che no, ma Apple l'ha fatta apposta con questa cosa. Cioè, anche se è stato pensato, è comunque un errore, perché vai a distruggere uno dei brand più famosi del mondo, l'iPhone 14 base, che comunque è l'iPhone. Ora, se io vedo uno con l'iPhone 14, dico che è un però superficiale, vabbè, che spende male i suoi soldi. Ovviamente non è che dico, però penso, cazzo, questo qua ha preso, ha lanciato via 1000 euro. Esatto. Del proprio se conto. Non di più. Se poi lo conosco, se magari. Se lo vedo anche grosso, proprio il top. Il Plus, cioè, è proprio il 1200 top. Euro, sinceramente dico, questo qua è un fenomeno. Cioè, con la metà dei prezzi si beccava un prodotto decisamente egualitario, se non anche superiore in alcune cose. Quindi ragazzi, questa è la nostra impressione, avendoceli avuti anche sotto mano. Adesso ovviamente da qui in poi li utilizzeremo come nostri smartphone, quindi anche come aggiunta ai vari strumenti che utilizziamo per YouTube, per tutti i vari canali che nutriamo di contenuti. Ma fateci sapere qual è la vostra sensazione, se avete fatto la fila anche voi stamattina per prenderlo. Che fila? Non c'era nessuno. Vabbè, nel senso, abbiamo messo 40 minuti ad andare, 5 minuti a prenderlo, 40 minuti a tornare. Tra l'altro siamo comunque riusciti a farci riconoscere anche l'Apple Store, quindi salutiamo tutti quelli che abbiamo beccato. Però fateci sapere se volete da noi una recensione più approfondita degli iPhone. Non è una cosa che abbiamo mai portato, una recensione seria di un iPhone. Abbiamo sempre analizzato la line-up come oggi, piccoli punti, ma poi non siamo andati mai nel novità, nel prezzi, prestazioni, ma niente di troppo approfondito. Nel profondo dell'utilizzo, sì, della fotocamera, della CPU, della GPU, sono cose che potrebbero anche interessarci, sì, da fare. Quindi fateci sapere se lo volete un video di questo tipo. Ricordatevi che martedì siamo in live per seguire la presentazione delle Nvidia, che dovrebbe essere alle 5 l'evento principale. Però quindi saremo in live prima, un po' prima, ovviamente, per chiacchierare un pochettino, fare un po' di previsioni, eccetera. Scommesse eccetera. Su cosa esce. E alla prossima, ragazzi.